tutti noi cominciamo a crescere quando ci allontaniamo da casa. Supera una serie di ostacoli e la serie di ostacoli che il protagonista supera non sono tanto in relazione a ciò che lui fa, ma all'impatto con ciò che accade intorno a lui. E il riscontro potente è che con una rosa di personaggi che hanno un dramma personale più potente fisicamente del suo, ma che si riverbera e ricade su di lui, segnandolo, aiutandolo a crescere. E poi alla fine a Milano, perché da Milano era partito, tornerà. Adesso, prima di leggere alcuni passaggi, vorrei che Nicolò vi raccontasse chi è questo protagonista che ha non poche memorie, chiamiamole così, autobiografiche. Ok. Chi è il protagonista? Così Nick? Però mi hai teso una trappola. No, no, ma non voglio che tu dica qui è mia autobiografia. Ho detto genericamente, ci sono ma in tutti gli scrittori che creano dei personaggi danno pezzi di sé ai personaggi che creano. Questo sì, è sì, è necessario. No? Sì, una piccola premessa. Mi ricordo che io non riesco a chiamare, cioè le do del tu, ma la chiamo ancora prof. Non so. Ma dammi del tu, ma scusa. No. E, la mia no, perché prof, è partito con il tu, a 6 anni mi dava del tu, poi in università mi ha dato del lei e beh, poi sì, adesso mi torno da me. Fantastico, dai. No, la mia prof, con la M proprio grande, mi ha insegnato una cosa, non so nemmeno se lo ricorda, ma durante i racconti di Dante, mi disse, credo che i grandi capolavori si scrivano quando si riesce a vincere e a essere felici di ciò che si è scritto senza parlare necessariamente di se stessi e a 10 centimetri dalla gioia più profonda e dal dolore più lacerante. E io rimasi colpito da questa sentenza perché avevo la sensazione che forse che neanche Dante ci era riuscito, perché insomma poi Dante, perlomeno per come lo racconta la professoressa, diventa uno di noi ed è difficile che si riesca a collocare 10 centimetri dal dolore. E quindi ho pensato che non sarebbe mai stato fattibile per me, per il tipo di sentire che ho. Un pochino. Sì, sentivate distorto. Okay. Però dai, nella vita ho imparato che scrivendo canzoni pop, qualche volta c'è bisogno di quel distacco e qualche volta c'è bisogno di non appartenersi del tutto, c'è bisogno di entrare nelle storie degli altri, soprattutto quando si scrivono canzoni per altri artisti e quindi sì, staccarsi da se stessi e non partecipare troppo né alla propria, né al proprio dolore né alla propria struggente felicità o tollerabile felicità. E su questo libro non sono riuscito a fare questo esercizio in nessuno dei modi. Infatti, un po' per pararmi il culo prima di pubblicarlo, ho chiamato la professoressa chiedendo se poteva darci una lettura per vedere se stavo completamente andava, fuori. Andava. Detto questo, è una donna che mi ha salvato la vita, perché quando non lo sapevi, ma te lo ricordo io. Perché quando avevo 25-26 anni navigavo veramente in un oceano un po' tormentato, perché stavo diventando grande, avrei voluto scrivere canzoni, volevo affermarmi nel mio mestiere, stavo per dire volevo diventare famoso, e lo dico anche se me ne vergogno, perché a 25 anni, quando non hai una direzione, non è così sconsiderata la possibilità di volersi assestare in qualche posto del mondo attraverso una popolarità, che però non arrivava, perché semplicemente non riuscivo a capire nemmeno in che cosa avrei voluto asserirla. Allora, e mi mancavano 2 o 3 esami alla laurea e non riuscivo a laurearmi, come spesso succede quando non si vuole mettere un punto, che non è solo un punto grammaticale, ma è anche un punto di coraggio. E avevo una grande passione per la musica d'autore, scrivevo delle canzoni qualche volta belle, qualche volta meno belle, e avevo un grande maestro che ho tuttora e che guardo sempre con ammirazione e invidia, che è Francesco De Gregori, e con una tesi sgangherata in geografia urbana,
che mi era stata praticamente respinta, andai dalla mia professoressa e le dissi: ho provato a laurearmi in geografia, ma il professore mi ha rigettato il mio manoscritto come se fosse uno straccio. Spazzatura. Sì, e lei ha detto: beh, probabilmente non hai messo un po' di cuore in quello che dovevi fare. Quindi poi mi ha chiesto in che cosa avrei voluto laurearmi. Ho detto: mi vorrei laureare sui testi di Francesco De Gregori. E lei ha detto: va bene, affare fatto, a patto che tu ci metta del cuore e del tempo e dell'impegno e della testa. Sì, però dovresti parlare di te, non di noi. Ecco, ma adesso ho Sì. finito. Di me non so se ho voglia di parlare, ma di Pietro sì, che è il protagonista del mio Parliamo del libro. personaggio protagonista, va bene. Pietro ha 32 anni e io ne ho 10 di più di lui, e lui ha più capelli di me. E brutalmente lo dico adesso, ma non voglio più ripeterlo, mi assomiglia 10 anni, cioè quando io avevo 10 anni di meno. Sì, i 10 centimetri sono questi 10 anni. In realtà nessuno scrittore scrive del sé adesso. Con il sorriso un po' distaccato ironico di Didimo Chierico, vi ricordate chi era il personaggio che è protagonista della traduzione del Viaggio sentimentale di Sterna fatta da Foscolo? Insomma, l'autore, sempre per fare una buona cosa, correttamente l'hai ricordato, ha bisogno di prendere un po' di distacco. E tu hai fatto un eccellente lavoro attribuendo un'età diversa e quindi allontanando nel tempo questo personaggio e le esperienze tue di allora che sono confluite nel personaggio. Sì, Pietro. l'ho reputato necessario, ma non l'ho fatto scientemente, consapevolmente all'inizio, anche perché poi rileggere questo libro, quando è stato pubblicato e promuoverlo, è stato abbastanza, confesso, doloroso. Non mi era mai successo. Mi hanno raccontato che è una cosa che accade di sovente quando si scrive un racconto e si sta impegnati un anno, 2 anni. Nel mio caso, in realtà, e dopo vi spiego perché, io ho impiegato 5 anni, non tanto di scrittura quanto di studio necessario per studiare un fatto di cronaca di cui tra poco vi parlerò, però non mi voglio perdere. Pietro è un ragazzo di 32 anni, è un ragazzo drammaticamente sensibile, è un ragazzo che ha un disturbo d'ansia, ma ha un disturbo d'ansia con una prerogativa. Siccome è uno che è capace a complicarsi la vita, si preoccupa anche e si peggiora la vita e peggiora il suo sintomo ansioso, cercandone uno spericolato e quasi filosofico, che è, sebbene suoni un po' da dizionario medico, il termine in questione è depersonalizzazione, ossia è diciamo così, un eccesso di intellettualismo anche durante una sindrome ansiosa, cioè una continua ricerca e spregiudicata ricerca di senso che, come molti di voi sapranno, quando è a fondo scala e quando questo senso si esaspera e si distorce, è impossibile, cioè quando questa ricerca si esaspera e si distorce, è totalmente impossibile arrivare a capo di qualcosa. E quindi Pietro scoprirà all'interno di tutto il suo racconto e di tutta la sua storia che l'unico modo per guarire da questo sintomo, Pietro non è malato, ha semplicemente un sintomo, è quello di far vivere la sua pancia e di guardare la bellezza del mondo e di guardare la bellezza dell'amore e di guardare la bellezza del bene, anche del male e della sessualità e di tutto ciò che in qualche modo non si era concesso fino a quel momento. Pietro scappa da un lutto ed è un surfista, ma è un surfista piuttosto scarso. Così come è scarso a fare molte altre cose, sebbene ce la metta intellettualmente tutta per cercare di diventare bravo quasi in tutto, ma poi gli manca la pancia su tutto. Per essere un bravo surfista ci vuole la testa, la strategia, la tecnica, la misura, ma poi ci vuole anche la spericolatezza che la dà solo lo stomaco. E anche per innamorarsi è la stessa cosa, e anche per vivere è la stessa cosa. Di fatto lui ha un grande amore, Corinna, che lo No, aiuta. Corinna non esiste, Arianna. Arianna, perché mi è venuto Corinna? Arianna, non lo so, questi sono i lapsus, chissà da dove, da quale recone. NNA finale, ho sbagliato, perdonami, Arianna. Arianna, poi mentre tu parlerai devo capire da dove è venuto fuori il nome, non riesco a metterla a Ah, fuoco. era una mia ex fidanzata, è facile.
Grazie per la spiegazione. Come vedi, no, sono i classici contatti mentali, no? Per cui lì per lì non capisci da dove ti arrivi un nome, una cosa, e poi in realtà era Corinna una tua ex No, no, fidanzata? no, no, Arianna era. No, Corinna proprio mi ha inventato. Non lo so, vedremo, lasciamo stare il nome perché altrimenti adesso divento pazza. Dunque, dicevamo, Arianna è il primo grande amore e l'unico vero grande amore, mi pare, di cui si parli in questo romanzo, che è colei che in qualche modo rappresenta un punto di riferimento e un modo di essere che Pietro qualche volta desiderava imitare, ma in realtà non ci riusciva. Lei era più forte di lui. Anche se No, Arianna è, sì, è una donna volitiva, ma è una donna che fa la donna, cioè che a un certo punto a 30 anni dice qual è il progetto comune. E una donna a 30 anni ti domanda qual è il progetto comune. a 30 anni l'uomo qualche volta non lo sa, tentenna, terciversa e Sì, poi se la perde. sì. E Arianna ha chiesto a Pietro un progetto comune e ha chiesto un figlio, perché desiderava quello, come molte donne a 30 anni desiderano. E Pietro in quel momento non aveva nessun, non ce l'aveva proprio nella testa la possibilità di diventare padre. E ce l'avrà nel corso dello sviluppo del racconto, Pietro, ma ci arriviamo. Dicevo, a un certo punto, dopo la morte del suo papà, lui sa che dovrà prendersi una banalissima. Forse sono io, scusatemi. Pensavo di aver perso il telefono. Ecco, avrà una banalissima responsabilità, quella di prendere in mano l'azienda del padre e portare avanti da, sì, da erede del unico maschio della famiglia dell'azienda, di portare avanti l'impegno paterno di una cosa che però a Pietro non interessava in nessun modo, cioè una fabbrica di materiali plastici. Sa che si deve prendere il famoso tempo sabbatico, questi 3 mesi in cui se ne andrà a surfare alle isole Azzorre, isole note per delle onde oceaniche bellissime, che sono state suggerite dal suo amico Emanuele. Emanuele invece è uno molto più spiccio, molto più terra terra, molto più abitante della giungla rispetto a Pietro. Però quando Pietro arriva alle Isole Azzorre, al di là della sua solitudine, del suo sgomento, della sua anche depersonalizzazione, che ovviamente bussa più forte come tutte le volte che ci si sposta da un luogo, da una comfort zone a una parte del mondo più scomoda, che è l'alterità, che è ciò che è altro da ciò che conosciamo, in realtà succede una cosa molto strana, e ve la racconto adesso cercando di, come dire, per una parentesi, spostarmi completamente uscendo dal racconto, perché quello che vi sto per raccontare è una cosa realmente accaduta. Perché Allora, scusami se se no, ti, esatto, faccio fatica poi ad andare avanti perché se manca ti interrompo. un. Se voi prendete in mano il libro e iniziate a leggerlo, vi accorgerete che fisicamente ci sono due parti diverse, una più squisitamente giornalistica, poi ne parlerà Niccolò, e una narrativa. Il fatto di cronaca è un corpo a sé stante in Sì, qualche modo, sì. Per no? quello che Sì. ho dovuto proprio specificare questo, perché quello che appunto sto per raccontarvi è un fatto di cronaca, ma è il fatto di cronaca che mi ha concesso e permesso di scrivere questo racconto che amo molto. Allora, che cosa accade? Ve lo racconto dal punto di vista personale per entrare direttamente nella cronaca. Qualche anno fa, in occasione di un matrimonio di una mia amica, rincontro un ragazzo che era un mio amico d'infanzia, che non vedevo da più di 20 anni e che avrebbe voluto essere qua questo pomeriggio, ma per un contrattempo non ce l'ha fatta, che a 13 anni ha cominciato a drogarsi, e non sto parlando di marijuana o di hashish, ma sto parlando di droghe pesanti, già a 13 o 14 anni, e per i 20 anni successivi non ha fatto altro che entrare e uscire dalle comunità terapeutiche di tutto il mondo, facendo molta fatica e non riuscendo mai a guarire e a mettere un punto alla faccenda.
diciamo, in un periodo finestra tra le sue comunità, ci siamo rincontrati appunto a questo matrimonio in Toscana. E lui mi disse che stava per tornare a breve in una comunità di Porto, in Portogallo, dove però non si stava trovando molto bene, non tanto per le modalità terapeutiche, quanto per il fatto che in questa comunità portoghese di riabilitazione la maggior parte degli ospiti proveniva da una piccola isola delle Azzorre. E quindi il problema di Giovanni, questo mio amico, era il fatto che non riusciva in nessun modo a interagire con i suoi compagni, perché gli azzoriani hanno un linguaggio e una... Già, vuol dire, il portoghese non è facilissimo, però il portoghese azzoriano è spigoloso come gli occhi, come le facce e le spalle puntute degli azzoriani, insomma, è un... Sì, poi oltretutto il criolo però è anche un dialetto, cioè un'isola, cioè l'isola delle Azzorre nello specifico, hanno questo dialetto ancora più spigoloso. Ecco, Giovanni faceva molta fatica a entrare in relazione con i suoi compagni. E io mi domandai come mai all'interno di una comunità, comunque di una città importante quale è Porto in Portogallo, l'85% diciamo, degli ospiti di questa comunità provenissero da una piccola isola delle Azzorre. L'esempio che io faccio sempre è come dire che in una comunità terapeutica di Varese l'85% dei pazienti proviene dall'isola del Giglio. Ovviamente l'anomalia salta agli occhi. E dunque io per tanti anni ho cercato di capirne il motivo, come quando diventi ossessivo su un pensiero, cioè come voler scoprire una cosa che magari non aveva nemmeno una ragione. In verità una ragione esisteva e ve la racconto. Nel 2001 un italiano parte dal Venezuela, un italiano siciliano di Mazara del Vallo, parte dal Venezuela con un carico di quasi 1.000 kg di cocaina purissima che stiva nel suo catamarano e deve partire alla volta del mercato europeo. Pochi giorni dopo la partenza, quando è già praticamente a metà, insomma, no, metà no, però insomma ha già fatto tante miglia nell'Oceano Atlantico, il timone del catamarano si sgancia dalla barca e lui rimane in balia del mare, delle onde, delle tempeste, della sete e anche della fame per quasi 60 giorni. Non è ancora chiaro se fosse da solo su quella barca o se ci fosse un complice, ma questo complice non è stato poi trovato. Quindi probabilmente può anche darsi che sia morto in mare, non si sa. Cosa accade? Che quest'uomo, allo stremo delle sue forze, ovviamente non poteva chiedere aiuto, sebbene la radio funzionasse, perché chiedere aiuto con un carico di 1.000 kg di cocaina sul catamarano voleva dire immediatamente essere tradotto in carcere, qualunque paese lui fosse riuscito ad approdare. In verità, le correnti trasportano questo catamarano in prossimità delle isole Azzorre, che stanno proprio in centro, praticamente, tra i due continenti. E lui, nel momento in cui si accorge di aver visto terra, prova in maniera rocambolesca ad avvicinarsi il più possibile ad una di queste spiagge e a nascondere, per come riesce, al meglio che riesce, questo carico devastante di cocaina, un po' con dei pesi negli abissi marini e un po' nelle fessure delle grotte che costeggiano, una delle spiagge delle Isole Azzorre. E a quel punto gli chiede aiuto e viene portato subito in ospedale. Ma il mattino successivo le onde, le correnti marine, le reti dei pescatori azzoriani trasportano quasi la totalità di questo carico sull'isola di San Miguel delle Azzorre. Capite bene che da quel momento in avanti le tenebre calano su quest'isola perché tanti ragazzi che non avevano neanche mai sentito parlare probabilmente di droga, di cocaina, eccetera, vengono completamente invasi da questa polvere bianca e cominciano ad abusarne e a utilizzarla nelle maniere più spericolate, compresa anche quella di usarla come farina per friggere le banane o le acciughe. Venivano venduti bicchieri così di cocaina a 3,5 dollari, che io non so se qualcuno di voi ha mai militato nell'area così, io insomma non l'ho mai fatto, ma ho studiato molto. Stiamo parlando di cifre ridicole per quantità esorbitanti. Ecco, Pietro si trova
in mezzo praticamente, cioè nel periodo in cui su quest'isola delle Azzorre, dove lui era andato per surfare, accade quello che vi ho appena raccontato. Quello che vi ho appena raccontato è un inferno reale che ha stretto nella sua morsa le isole Azzorre per 10 anni. Pochissime sono le notizie a riguardo, un po' perché il governo portoghese, che è madrepatria, ha cercato sempre di occultare la notizia, semplicemente perché le isole Azzorre sono note per essere comunque delle isole principalmente turistiche, quindi una informazione del genere avrebbe sicuramente preoccupato quantomeno la Pro Loco, e poi perché quando è accaduto, che nel 2001, le notizie facevano fatica ad arrivare e a, come dire, espandersi nel mondo, perché la rete era ancora molto, insomma, il potere della rete era esiguo rispetto a quello che è oggi. Infatti io, per arrivare a capire se quello che avevo intuito, immaginato, ipotizzato, che poi quello che vi ho raccontato fosse vero, sono dovuto partire per le Isole Azzorre e scoprire che la realtà stava superando ogni forma di immaginazione, e da questo poi è nato il mio libro. Bene, per adesso interrompiamo il racconto e siamo al punto in cui arriva nell'Isola Azzorre, incontra un'altra donna, poi ne incontrerà una donna madre, una figura materna, poi incontrerà un irlandese che sarà compagna di giochi ed altro. Ma prima di continuare nel nostro racconto, poiché vitalità della scrittura si deve occupare anche del testo, non soltanto del racconto del testo. Vogliamo cominciare a leggere qualcosa così abbiamo un impatto. Avete tutti questa cosa e le pagine? No. Tu ce l'hai? Qui ce ne sono due. Sì, certamente. La signora ce l'ha? Sì, va bene. Allora, romanzo, sì, cara, e ce n'è rimasta una? Io non ho bisogno perché. Beh, facciamo assieme, dai. No, tranquilla, tranquilla, tanto Io non ho bisogno perché ho questo lui è al originale. libro, va sul libro. Ho indicato le pagine del libro, quindi ti puoi ritrovare Sì. tranquillamente. Diceva Calvino che ci sono due momenti difficili nella scrittura di un testo, in particolare di un romanzo, l'inizio e la fine, ma l'inizio è più facile. La cosa terrificante è come chiudere una storia, una narrazione. Vediamo intanto l'incipit, come prende l'avvio il racconto. Ci sono stati i giorni migliori di questo. Ho appena lasciato mio padre al cimitero e le uniche sue parole che mi rimbombano in testa sono: sei una testa di cazzo, sei il solito testa di cazzo. E siccome aveva ragione, faccio finta di fregarmene di lui, che ora riposa in pace, e scappo. So bene che scappare da vigliacchi, ma certe volte ti salva la vita. Riempio lo zaino di pensieri smarriti, qualche senso di colpa, tanta rabbia, un vuoto che ho dentro da quando sono nato. Ci infilo anche delle magliette, un costume da bagno e i miei pantaloncini rossi stinti, quelli che mio padre chiamava i braghini sbagliati, per ricordarmi che non ero buono nemmeno a fare una lavatrice senza stingere. Lascio Milano, la sua afa, il suo asfalto, Emanuele e i suoi gruppi su WhatsApp, le smisurate preoccupazioni di mia madre per l'esame di terza media di Matteo, l'altro suo figlio. Dall'armadio prendo la mia tavola da surf, oceano, onde, silenzio e paraffina sono i soli elementi che desidero per questa strana estate che sto per affrontare. La prima cosa che impari in mare quando sei sulla tavola è che se vuoi, che se vuoi, no, qui c'è una in più, che se vuoi cavalcare l'onda, non puoi guardare dietro di te, devi abbandonarti a lei rimanendo fermo sulle gambe. Jack London, scriveva che il surf è uno sport da re e io sulle onde mi sento invincibile. I miei problemi nascono tutti sulla terraferma. Allora, quando ci troviamo di fronte a una pagina come questa, la prima cosa da analizzare sono gli elementi e l'alchimia degli elementi. Questo avviene, va fatto per il romanzo di Nicolò, ma va fatto per ogni altro autore. La bontà di un testo non sono le cose che racconta,
se sono prese in sé, ma sono le cose che racconta e come le racconta. C'è una condizione necessaria, ragazzi, questo prendetelo come assioma, sia che voi siate dei lettori, sia che un domani vogliate diventare degli scrittori. Non si può raccontare se non la verità. Non si può raccontare ciò che non conosciamo, perché se non lo conosciamo suonerebbe falso. Non possiamo raccontare imitando qualcosa che ha scritto qualcun altro, dobbiamo raccontare la verità di noi. Questa pagina racconta potentemente la verità. Ho una sacca vuota e ci metto dentro degli indumenti, istinti, quelli che capitano, non ha importanza. L'unica cosa che so è che io mi sento a volte vuoto esattamente come questo zaino. E allora ho bisogno di riempirlo. Ma posso riempirlo qua? Mio padre è morto, mia madre sta con un altro uomo, ha avuto un figlio e quindi ho un fratellastro, ma so che mia madre mi ama, questo verrà fuori poi nel corso del romanzo. Però io non avverto fisicamente, quando ne ho bisogno, nel modo in cui ne ho bisogno, il suo affetto. So che c'è, ma questo è un dato frequente, non dico comune, ma capita spesso. Bene, lui è anche lui è una sorta di zaino vuoto, no? Sono due contenitori vuoti che hanno bisogno disperatamente di essere riempiti per poter trovare una ragione di vita. Scappo. E la frase finale di questa pagina: i miei problemi nascono tutti sulla terraferma, qui a Milano. E allora dove vado? In un'isola, in un posto completamente diverso. Arriva nell'isola e adesso continua il racconto, alterniamo un po' di lettura, un po' di racconto. Incontra Cristina. Chi è? Stavolta il nome non l'ho sbagliato, poi devo ancora capire chi è Corinna. Cristina è il primo incontro che Pietro si trova a fare su quest'isola ed è un incontro rassicurante perché è una donna italiana e noi italiani quando siamo all'estero abbiamo sempre bisogno di un piccolo gancio che ci faccia sentire a casa, che sia... non so, un messaggio mandato alla mamma o una pizza o che ne so, siamo in grado di cercare sempre il caffè buono anche in Cambogia, che peraltro è buonissimo ma è un po' più lungo. E quindi Pietro si trova un po' casualmente, un po' forse perché in qualche modo lo aveva cercato, si trova una figura femminile importantissima, non sul momento naturalmente, ma importantissima perché Cristina è un'altra mamma, non è la sua mamma, è la locandiera dove Pietro soggiornerà, nella locanda dove Pietro soggiornerà per un tempo imprecisato, perché Pietro sarà lì finché si sentirà di starci e finché starà bene, e questo Cristina lo capisce immediatamente. Le mamme spesso comprendono anche i bisogni non soltanto dei propri figli ma anche degli altri figli, e Cristina è una di quelle mamme empatiche che senza fare troppe domande capisce che ha di fronte un po' un'anima perduta e glielo legge negli occhi, soprattutto perché Pietro ha degli occhi che secondo Cristina sono molto simili agli occhi di un altro ragazzo più giovane di Pietro, un ragazzo di 19 anni che è il figlio di Cristina, che si chiama Vasco. Che in quel momento è a surfare e quindi non è presente durante l'incontro di Pietro e di Cristina, ma Cristina così fugacemente dice: sai che quando sei stanco i tuoi occhi assomigliano tanto a quelli del mio ragazzo. E lì c'è un primo incontro che sarà l'incontro poi più importante, più impattante, più incisivo, più scardinante e devastante della storia di Pietro, non soltanto all'interno del racconto che ho fatto, ma credo, tornando a ciò che dicevo prima sulle storie dei personaggi, come quando io ho cercato i personaggi delle canzoni, credo che se Pietro esistesse veramente, e in qualche modo penso che esista, e una sua ombra ce l'avete di fronte, credo che quell'incontro sia poi un incontro fondamentale per tutta la sua vita, quel ragazzino di 19 anni. Quel ragazzino di 19 anni è presente nella seconda parte della pagina che abbiamo appena scelto. Allora, alla narrazione vera e propria, in questo romanzo si alterna il momento della riflessione. È una sorta di seconda voce, c'è la voce del narratore, come in tutti i testi, che racconta una storia.
poi, come accade, non è che voglio fare paragoni, ma per esempio nella Divina Commedia oppure nei Promessi Sposi, potremmo citare altre grandi opere, c'è una seconda voce dietro che riflette, che commenta, che giudica. La seconda voce è presente in questa pagina e si alterna alla seconda, che comparirà più squisitamente nella seconda parte. Le pagine sono 82 e 83 di quella edizione lì. L'infanzia non può finire perché in un giorno qualunque un'isola si riempie di droga. L'infanzia dovrebbe trasformarsi lentamente in adolescenza, passando attraverso semplici rituali di felicità e disillusioni, di piccoli fallimenti e grandi conquiste, di arrabbiature e innamoramenti. Non può finire perché all'improvviso si forma un cratere tra il pomeriggio in cui si sta al porto a fare compagnia ai nonni che sistemano le reti e il giorno dopo in cui si viene scossi da scariche elettriche alcaloidi. Non si può smettere di essere bambini perché si diventa drogati. Quando io avevo più o meno l'età di quel tipo che ha tirato fuori il sacchetto di bamba, mia madre stava per dare alla luce Matteo. E me lo ricordo bene quelle stagioni di transito dove tutto avveniva alla velocità della luce. Quando si era pronti a capire quello che si voleva capire e si era impreparati a ciò che ci stava scomodo. Faceva male, certo, ma quello era il passaggio dovuto. Essere inadatti alla sofferenza e provare a rendersi adatti a qualcosa d'altro, per le prime volte da soli e senza additivi. Ma quello che ho appena visto è come un sasso caduto in uno stagno, è un tonfo al centro dello stomaco che irradia oscillazioni verso l'esterno. Ecco perché, forse inconsapevolmente, di nuovo guardo Vasco. E vorrei che mi dicesse qualcosa, che commentasse quello che ha visto, come l'ho visto io, senza obbligarmi a fare domande, ma senza permettere a questo silenzio ruffiano di averla vinta su di noi. Perché anche Vasco è un ragazzino intelligente, brillante e spiritoso, ma è prigioniero anche lui di questa ignobile faccenda. E se a lui non è ancora chiaro, il suo sguardo basso e la sua accelerazione dei passi lo rendono chiaro a me. Il personaggio protagonista mette il focus su un altro personaggio, quindi abbiamo uno sguardo interno alla narrazione di un personaggio che esamina, giudica e valuta Vasco. Giudica forse è un termine improprio, ne dà un giudizio ma sempre con amorevolezza, no? Qualche volta è più lucido, qualche volta è più drastico e qualche volta è il giudizio di chi vorrebbe aiutare, andare in soccorso. Chi è Vasco? No, ma è un giudizio in realtà, cioè è un giudizio, sì sì, ma io poi sono anche uno che nella vita reale... Io? No, nel senso, dico io, sì. No. Gli è sfuggito il io personaggio. Io e Pietro, no, questo lo dico proprio fuori dal romanzo, penso che il giudizio... È bello questo entrare e uscire, no? Ok. Sì, non sia dai così... Non sia così ignobile avere no. dei giudizi, anche dei pregiudizi, cioè in fondo se io, questa è una cosa che dico sempre, se dico che quella persona è una persona che mi è sembrata meravigliosa, è un giudizio accettato, se io dico che quella persona ieri sera mi è sembrata una stronza terribile, è un giudizio meno accettato, ma sempre un giudizio è. Quindi su questo credo che prenderei il giudizio in maniera un pochino più laica, così sai, come lo fa Pietro. Se mi posso permettere, cosa c'è nel nostro immaginario che è figlio di due millenni di cultura cattolica e che il giudice per eccellenza è il Dio. Sì. È Dio. Sì. E Dio è là, se c'è, è là. E noi siamo qua. Allora, il giudicare dà per nostra deformazione data al senso della parola giudizio, dall'idea della lontananza, no? Tu mi stai giudicando, vuol dire che ti metti al di là di un diaframma e di una barriera. È in questo senso che ho detto che qualche volta è lucido, eccetera, ma non crea mai una barriera, capito? E quindi stavo semplicemente dicendo il suo giudizio. La parola va presa con un'accezione semantica che non è quella figlia del nostro retaggio culturale. Giusto. Che fortuna che ho. Lo sberle. Non mi ricordo la domanda.
Vasco. Ecco, Vasco è la variabile, è la variabile della, è la variabile magica della vita di Pietro, perché Pietro, che non è riuscito ad essere papà o non ha voluto essere papà quando gli è stata posta la possibilità e l'occasione per poterlo diventare, si trova di fronte a questo ragazzino così spregiudicato, così buffo, con questo accento meticcio tra il romano, perché la mamma Cristina è una donna romana, trasferitasi alle Azzorre perché si è innamorata di un uomo portoghese, e hanno deciso insieme appunto di costruire questa posada a São Miguel. E quindi Vasco, che è cresciuto sostanzialmente per i primi anni della sua vita a Roma, Roma Sud, si trova ad aver imparato il portoghese mischiato al dialetto romanaccio, quindi è proprio una parlata meticcia, buffa, con quella scasciatezza, non so se esiste questo termine, però romana, e magari invece la cultura un pochino, peraltro anche quella un po' claudicante, azzorriana e isolana. Quindi è un personaggio che alterna questa forte sensibilità, che anche lui in qualche modo padroneggia, ad altri momenti molto più scriteriati, molto più anche irriverenti e spregiudicati. Ecco, quello ed è un po' quello che invece Pietro non è in nessun modo, e che qualche volta vorrebbe essere, diventare. Vasco è un istintivo, è uno immediato, è uno per cui a causa corrisponde effetto, è uno poco che ragiona poco, ed è un ragazzino che, per colpa della, avrete capito da ciò che vi stava leggendo la professoressa, che per colpa della cocaina, che ovviamente ha cominciato a prendere in seguito a quello che vi ho raccontato prima, comincia ad avere i primi attacchi di panico, che Pietro conosce benissimo, non perché abbia mai utilizzato sostanze, ma semplicemente perché le sue endorfine o la sua struttura biochimica e la sua ansia l'hanno portato a conoscere molto bene gli attacchi di panico. E quando Vasco, in seguito a una sniffata esagerata, è vittima del suo primo attacco di panico, è presente Pietro, che ora io non so se qualcuno di voi conosce quel momento, che cosa significhi, ma sapere che c'è una persona che in quel momento ti tiene la mano e che non si spaventa e che sa quello che sta succedendo e che è in grado di dirti con una certa sicumera che quella cosa a breve passerà, è uno dei gesti più intimi e più vitali che si possano conoscere, perché in quel momento, quando hai la sensazione che il tuo corpo e la tua testa ti stiano abbandonando, qualcuno che ti tiene una mano è veramente l'unica ancora di salvezza che puoi immaginare. E quella mano, effettivamente, Pietro gliel'ha tesa, e quella mano è diventata la premessa necessaria per un rapporto importantissimo per entrambi, ovvero quel rapporto che consente a tutte e due, a un uomo, un giovane uomo che dovrebbe già manifestare le qualità di una vita adulta, e un giovanissimo uomo che ha abbandonato da poco l'adolescenza e che si appresta a compiere quasi 20 anni, e che cercano entrambi di rendere le loro vite totalmente disadatte, adatte a qualcosa, con l'aiuto reciproco di uno e dell'altro. Poi arriverà il momento del ritorno, dei saluti. Vasco ha bisogno di disintossicarsi, e Cristina è un personaggio non complesso, ma decisamente articolato. Ha tre diversi tipi di rapporti primari, Cristina, con Pietro, con il figlio e col marito. Questa figura di padre. Le figure dei padri non sono positive, o sono assenti, forse il padre morto di Pietro, parlo del personaggio. Il mio papà è qua, quindi Sì. Sì. sì, sono, Stiamo non parlando sono del orfano. personaggio di Pietro. Ha in realtà invece dei momenti di vicinanza, di dialogo e di comprensione, cosa che invece non accade, almeno per gran parte della narrazione, al padre di Vasco. Che personaggio è questo azzorriano che poi Cristina aveva sposato, di cui si era innamorato e che aveva seguito nelle Azzorre? È un uomo a tutti gli effetti vittima del suo gene alfa,
e delle Vuoi sue... spiegare che cosa intendi per gene alfa? Forse lo intuiscono, ma... No, lo stavo per dire in un altro modo. È un uomo che a 50 anni ha delle debolezze e ha delle debolezze e anche qua vorrei provare a fotografare la situazione in maniera un po' laica. Cioè, ha delle pulsioni erotiche non estremamente convenzionali, ma semplicemente perché extracurriculari, insomma, cioè fuori dal matrimonio. È un uomo che tradisce, è un uomo abbastanza greve e abbastanza volgare, probabilmente per insoddisfazione nei confronti della sua relazione con la sua donna, che è una donna di una dolcezza, questa Cristina, la mamma di Vasco, di una dolcezza infinita, di una positività, è una donna che abbraccia, è una donna che ti abbraccia. Con gli occhi ancora prima di alzare le braccia, e probabilmente questo ha derubricato la sessualità in una coppia, facendo sì che il padre di Vasco scelga di trovare delle alternative. E in realtà nemmeno Vasco lo giudica per questo. Vasco è uno che potrebbe essere complice nel momento in cui scopre che il padre tradisce sua madre. Il problema è che Vasco non ha la mano del papà, cioè ha ottenuto la mano di Pietro, cioè Vasco potrebbe anche divertirsi a parlare col suo papà, così, insomma, di come la vita ogni tanto possa prendere declinazioni altre. È semplicemente che non ha avuto la possibilità di confidarsi e di raccontarsi a suo padre. E quindi questo diventa, cioè, il padre di Vasco è una figura che ovviamente nel romanzo è una figura in parte antagonista. Ed è un personaggio. Dunque, quando si scrive un romanzo, una regola è se immetti un personaggio nel romanzo, non lo puoi mollare per la strada, non lo puoi abbandonare. Un personaggio entra e devi accompagnarlo per mano fino all'uscita. Puoi farlo uccidere, farlo morire, dire che, non so, prende il treno, fa un viaggio e scompare, ma non lo si può abbandonare. Il personaggio del padre è forse l'unico personaggio che entra, hai parlato di grevità, è il termine assolutamente esatto, che entra e non si sa bene, resta come sospesa la funzione, tu hai detto è un antagonista, sì, è un antagonista, è vittima di se stesso, è vittima delle circostanze ed è un personaggio che resta lì. Una specie di neo, di bubbone, no? Mentre il personaggio di Cristina e poi anche il personaggio di Vasco hanno una storia, hanno un'evoluzione. Cristina scomparirà nel momento in cui Pietro lascia le Azzorre, mentre Vasco. E non ce la fa. Sì, è un po' un spoilerare, però non ce la fa perché di fronte a quella cosa lì, purtroppo, cioè, la dipendenza è una bestiaccia, che se non si combatte con delle armi proprio, cioè, non si combatte con l'omeopatia l'indipendenza. Mi sa che delle volte c'è, scusate, la dipendenza, c'è bisogno di armi nucleari. Quando intendo armi nucleari vuol dire che c'è bisogno di un plotone di esecuzione che sta dalla tua parte, che sono gli affetti, che sono una struttura familiare, che sono delle persone che sì, che ti abbracciano, delle persone che sanno quello che stai provando e che non giudicano quello che stai provando, ma che ti accompagnano verso una lenta, possibile e nemmeno certa uscita dal tunnel. Io, guardate, cioè sono una persona veramente in questo senso molto fortunata, ma semplicemente perché io credo, ma ne ho parlato a lungo anche con la mia psicologa, che cioè, io credo che esista veramente una predisposizione alle dipendenze, come esista una netta predisposizione alle non dipendenze. Io sono uno che nella vita avrebbe potuto, per quello che mi è accaduto, entrare non con uno, ma con due piedi, insomma, in qualunque forma pericolosa di dipendenza, ma semplicemente non, cioè, non mi interessava. Non ho mai avuto bisogno da nessuna parte di aggrapparmi a quella cosa, e ho visto persone molto vicine a me che invece, non perché avessero un carattere più debole o non so cosa, ma semplicemente erano più curiose di fare certe esperienze, e quella curiosità poi le ha
le ha intrappolate e le ha indebitate poi per sempre. E quello che ho visto invece è che chi è riuscito a uscirne non ce l'ha fatta soltanto con la propria forza di volontà. Quella è una malattia che deve essere curata, è una malattia per cui bisogna essere accompagnati e Vasco probabilmente un po' per la sua giovane età, un po' perché la vita si è anche messa un po' di traverso, perché diciamo che Vasco aveva tutta la volontà e tutte insomma, le premesse erano che stava per andare a curarsi, aveva scelto di curarsi E poi. e poi purtroppo l'ultimo tiro prima di curarsi gli è stato fatale. Tra l'altro c'è di mezzo il mare e il mare è uno di quei posti dove bisogna stare molto attenti perché sì, io dico sempre che un attacco di panico non ti distrugge finché, cioè non ti fa niente. Finché sei sulla terraferma, perché un attacco di panico in mare, invece, insomma, può essere letale. E qualcosa di simile è accaduto a Vasco. Ma non è un libro triste, questo. No, Non voglio che no, pensi. no, 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 no. Piccolissima parentesi, poi torniamo a leggere qualche pagina di Niccolò. Ogni volta che incomincio un anno accademico, quest'anno non ho potuto iniziarlo perché ho avuto un brutto incidente lo stesso agosto, sì, lo stesso, io ogni tanto, lo scorso agosto, dico sempre, badate ragazzi, non serve. In nessun modo, so che nessuno di voi lo farà, ma insomma, passate questo a chi potrebbe farlo. Non c'è bisogno di drogarsi in alcun modo, perché in natura esiste una droga potentissima che è dentro ognuno di noi, che è l'adrenalina. È una droga naturale. E allora, per avere le scariche, insomma, quando vi innamorate, abbiamo l'adrenalina che va a mille e si sta benissimo. E allora un modo per avere continue scariche o ripetute scariche di adrenalina, per esempio, è avere vicino la bellezza dà scariche di adrenalina incredibili, oppure la capacità di emozionarsi per tante cose diverse, per esempio leggere un buon libro, detto questo, o ascoltare Nicola Agliardi oggi pomeriggio. Saltate la pagina seguente e andiamo a quella ancora dopo, non abbiamo il tempo di leggere proprio tutto. È stato un inverno mite a Milano, ci siete, la pagina ancora seguente. Lui è tornato, ha piovuto un po' a novembre e poi ce la siamo cavata senza nemmeno i guanti. Mi sa tanto di questo inverno, vero? Mi sono fatto qualche nuovo amico, ho cercato di non essere troppo prevenuto nei confronti di quelle persone che si presentano come non mi presenterei e che dicono cose che non direi e penso che ne sia valsa la pena. Sono uscito spesso la sera, ho visto dei buoni film e ho imparato a cucinare ottimi piatti di riso e verdure con cui fare bella figura quando invito qualcuno a cena. Ho cercato, badate, l'inizio in qualche modo anaforico, sono uscito, ho cercato di appendermi a qualsiasi lembo potesse assomigliare a un appiglio di felicità. Vorrei poter dire di esserci riuscito, ma mentirei a me stesso, come ho deciso di non fare più. Io non credo di essere destinata alla felicità, ma so che posso continuare a allenare i muscoli per non stancarmi troppo durante la ricerca. La perdita di mio padre e quella di Vasco mi sono sembrate per qualche tempo scorciatoie verso la miseria e ostacoli invalicabili a qualsiasi guarigione. Per questo oggi sono così grato a Cristina di avermi chiesto di fare una cosa che da solo non avrei fatto. Mi ha chiesto di partire con lei senza scappare da nulla. Vi ricordate? E scappo, lo scappare della prima pagina. E quella partenza mi ha dato la coscienza che non esiste quasi mai alcuna acquisizione di verità. Quando ti avvicini a una cosa, puoi scoprire che non c'è, che svanisce, e allora ne puoi scorgere un'altra più lontana a cui rivolgerti. Così scegli di partire di nuovo e attraverso questo continuo inseguire cose che non esistono, esisti tu. Al secondo gol dell'Inter non me ne stavo andando da nessuna parte se non nello spazio vuoto tra i due cuscini del divano dove stavo trascinando il culo e l'anima. Cristina mi è venuta a salvare.
facendomi credere di essere lei nelle mie mani. Nelle sue viscere ho intercettato il senso, non la ragione, ma il senso. Quello che io non riuscivo a trovare nelle ingiustizie di quell'estate e soprattutto nelle stagioni fin troppo temperate che avevo vissuto. Leggiamo tutto quanto e poi facciamo l'ultima chiacchiera. Ripenso all'orizzonte azzurro di Ortensie, quando cercavo di coniugare l'esaltazione del nuovo allo sconcerto dell'imprevisto. E mi manca un po' quel ragazzo che non sono più. Il suo sentirsi perduto, in balia di pronostici sbagliati e di un'identità troppo riparata per essere libera. Ancora oggi, com'è nella natura del granchio, tento di proteggermi, ma ho capito che certi colpi della vita non si possono scansare, che solo partendo si impara a perdere autobus, aerei e persone, restando vivi lo stesso. Presto o tardi qualcuno ripasserà a prenderci. Sono sul balcone e queste sono proprio le ultime parole, l'ultima pagina del romanzo. Sono sul balcone della nostra casa di Levanto. Si sta infuocando il cielo di uno di quei tramonti micidiali di inizio estate. Siamo arrivati ieri sera, io e Matteo, noi due soli. Mi ha chiesto lui di passare un weekend insieme perché avevo voglia di provare a surfare per la prima volta. Gli hanno detto che sarà promosso alla quinta ginnasio senza esami di riparazione. Non ha fatto nemmeno in tempo a finire la sua richiesta che eravamo già in macchina con due tavole, la mia e quella di Vasco, che da oggi è diventata la sua. Matteo conosce la mia storia, ne abbiamo parlato quest'inverno a casa, qualcosa ha chiesto a me, altro suppongo abbia chiesto a mia madre, ma quando stamattina gli ho consegnato la tavola e lui mi ha domandato «ma questa è del tuo Vasco?», gli ho appoggiato la mia mano sul suo occhio destro e gli ho detto di sì. Lui se l'è abbracciata, ha fatto finta di farci un giro di valzer e mi ha detto «grazie, fratello». Poi siamo andati in mare, sbracciandoci piano piano fino alla line up, dove nascono le onde e dove comincia il gioco. Bene, hai risposto egregiamente al dubbio di Calvino. Come si fa a chiudere bene una storia? Questo finale di storia è un finale che vola alto. E vola alto per due ragioni primarie. Primo, perché recupera più personaggi, la Cristina, la madre, fra l'altro due coppie di personaggi, due madri e due ragazzi giovani, Matteo, quindicenne, Vasco, 19/20. Sì, ricordo Matteo essere il, diciamo appunto, il figlio. Matteo di... era il fratello, quello ricordate, l'abbiamo letto, sì sì, lo sanno. E, è il fratellastro, insomma il fratello. Anzi, da annotare la clausola, mi ha detto grazie fratello, quindi è un riconoscimento di una vicinanza che è uno di quegli affetti cui faceva riferimento proprio poco fa Nicolò. Quindi ricomposizione, c'è una ragione primaria, dicevo, ed è una ragione di struttura del racconto, e poi c'è una ragione di natura diversa, di individuazione e messa a fuoco finale di valori. Bene, i valori sono proprio quelli legati agli affetti e al riconoscimento. Tu hai detto, io qualche volta ho giudizi e pregiudizi. Io devo dirti che di pregiudizi ne ho visti pochi. C'è una libertà di narrazione e una libertà anche nel personaggio di Pietro, che non è mai chiuso e irrigidito su se stesso, aspetta sempre di vedere che cosa accade, perché ha una duttilità di comportamento che è quella che ognuno di noi auspica primariamente per se stesso. Sapete qual è la più grande virtù per gli esseri umani? Per ogni essere umano? Me la dite? Adesso voi siete stati finora zitti, però adesso parlate. Qual è secondo voi? La, esattamente, la adattabilità. Sì, ma l'adattabilità, che non è una, è anche qui il termine va preso nell'accezione corretta,
implica grandissima intelligenza, perché devo capire dove mi trovo, qual è il contesto in cui mi trovo, quali sono gli elementi che lo compongono. Devo capire qual è la soluzione migliore da adottare. Quindi richiede intelligenza, lucidità, sensibilità e soprattutto capacità di uscire dalla crisalide. Io sono qualche cosa di potentemente metamorfico. È sbagliato credere io sono così, lasciatemi stare come sono, tanto non cambio. No, 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 perché la storia cambia, tempus fugit, la storia ruit, corre, corre veloce. Se noi restiamo aggrappati, e adesso arriviamo, ci arriviamo, se restiamo aggrappati come i mitili allo scoglio, potremmo anche morire. Se invece siamo dei granchi, perché granchio? Allora, granchio perché... Scusa, mi passi per favore l'acqua? No, l'acqua è quel bicchiere lì, grazie. Granchio è un soprannome che il migliore amico di Pietro gli ha dato un giorno per sbaglio, per caso, perché stava attraversando la strada e distinto Emanuele gli ha detto «Ehi, granchio, se lo è preso e l'ha spostato, l'ha levato da un pericolo». E poi si sono domandati entrambi come mai fosse uscito granchio e... Siccome io chiamo una persona nella mia vita granchio e non so perché ho deciso di chiamarlo granchio, ma mi sembrava che lo fosse, cioè che fosse un animale che lo rappresentasse. In realtà il granchio è un animale che tende sempre a cercare un riparo, che tende sempre a proteggersi, che fugge immediatamente verso il primo buchino per potersi nascondere. E poi spavaldo riesce, è curioso e si sposta in maniera scomposta e poi quanti dopo granchi ci sono qua? Tanti. Scusa. Sì, questo è il motivo per cui Pietro si chiama granchio. Bene, io che ora abbiamo fatto? Perché le... Abbiamo ancora qualche minuto. Io adesso vorrei che, siccome questo è anche un laboratorio, questo è anche il luogo di una conversazione, che venissero da voi le domande. I 20 minuti che ci aspettano sono i momenti del dialogo previsto per ogni incontro. Posso passare i fogli e vi mettete le firme, per favore? Grazie. Sono in ordine alfabetico, quindi vi trovate facilmente. Allora... Se vogliono cominciare le persone che erano ventenni stamattina alle 11, io sono qua. E se vogliono cominciare i ragazzi? Io ho fatto uno sforzo di abbattere il pudore e non è stato facile. Dai, chiedo la stessa cosa anche a voi, è come se fossi, lì in quinta. Dunque, no, allora, l'anno scorso il laboratorio di vitalità della scrittura l'avevo riservato ai vincitori, premio Campiello, premio Bagutta, premio a destra, premio a sinistra, e ho visto che i ragazzi non facevano intimiditi delle domande. Quest'anno, e vorrei che Nick rispondesse, ho visto sulla pagina Facebook un commento, quindi rispondi, non so chi fosse naturalmente, ed è: oh guarda, hanno messo le date, sono state messe le date di nascita. Direi che è una cosa che io non faccio mai, ma quest'anno aveva un senso, appunto il famoso senso, perché tutti gli scrittori che incontrerete in questo laboratorio sono nati dagli anni 70 in poi, quindi non era un metto, guarda che cosa poco elegante che quella lì mette le date di nascita, no. E il più vecchio, lo incontrerete più vecchio, si fa per dire, nati negli anni 70, insomma, sono gli anni in cui sono nati i miei figli, che esattamente appunto hanno più o meno l'età di Nicolò. Il più vecchio è Sebastiano Mondadori, che incontrerete la prossima volta, che è del 70, Nicolò del 75, quindi... No, 4, mi hai regalato un anno. E ancora persiste il 5? No, sì, no, sì. 74. Io all'anagrafe risulto 74. Ma chissà perché. Per Sorrisi e Canzoni. No, ma io l'ho corretto 74, non so come, nella locandina ci dovrebbe essere 74 corretta. Nella vecchia sì, hai ragione. Sì, sì, sì. Poi l'ho ricorretta e ogni tanto io ho le contaminazioni, va bene, 74. Allora, aspetto le vostre domande e prima che arrivino vi dico una cosa. Alla fine del laboratorio, parlo per i ragazzi che fanno il laboratorio, alla fine del laboratorio avremo un incontro, ovviamente io e voi
facciamo senza gli autori. In quell'occasione mi porterete una relazione massimo di 3 pagine, max, massimo 90 righe, mi vanno bene anche 60, non è importante quanto scrivete, ma come scrivete, scegliendo uno degli autori che avete incontrato. Mi parlerete di lui, del suo libro, ne scegliete uno solo, va bene? Abbiamo 9 incontri e sceglierete uno e su quello mi farete la relazione. Detto questo... Aggiungo una cosa io, prima di lasciarvi la parola, che è semplicemente un sincero e autentico e viscerale ringraziamento, ovviamente alla mia professoressa. No, scusate, allora a questo punto... No, fermati. Perché poi dopo non c'è più tempo. C'è il tempo adesso, possiamo fargli subito l'applauso a Niccolò, grazie. Continuatelo per lei. No, cantala! Io qua, No, è solo io un ringraziamento. Sono soltanto un professore, così, casualmente, accidentalmente un professore. Comunque, grazie a Niccolò, però glielo rifacciamo dopo. Sì. Guai a te se è solo adesso. Per dirvi grazie anche dell'attenzione, so che insomma quando si è in un'aula dopo 20 minuti, mezz'ora, spesso accade che l'attenzione scemia, il brusio si alza, invece che loro siano... è stato veramente molto bello e molto rispettoso da parte vostra. E, sono lì. Insomma, sono qua per voi e vorrei che appunto la parte più bella fosse ora, perché poi il confronto con gli ragazzi per me è sempre la cosa che più mi appassiona e mi coinvolge, dalla quale poi rubo e trago linfa anche per i prossimi lavori, quindi saccheggiatemi. Allora, sì, domanda? Per favore, prima di fare la domanda, mi dite anche il vostro nome di battesimo, che magari qualcuno riesca a visualizzarlo. Malvina. Bene, wow, abbiamo anche il microfono? Ok. Forte. Spero di disporre bene. Non ti preoccupare. Allora, Pietro è fuggito, giusto? È fuggito, ma è fuggito soprattutto da se stesso, da ciò che in qualche modo lo faceva stare male. Sì, dal dolore. Sì, dal dolore. Ma dopo tutto questo viaggio, Pietro, perché puoi fuggire, ma alla fine quello che cerchi fuori lo trovi dentro, secondo me. Alla fine, fuggendo, è riuscito a trovare se stesso, quello, è riuscito ad affrontare ciò da cui è fuggito e come, se nel caso. Allora, vorrei poterti dire... La domanda è bellissima. Sì. La risposta è stata... ma io mi emoziono molto. Ma no, Malvina, va benissimo, ma no, se perfetto, va benissimo. Lei. Guarda, la domanda è molto bella e non sono sicuro di poterti dare una risposta altrettanto bella, nel senso che ho detto che questo non è un libro triste, ed è vero, è un libro dove Pietro riesce a prendere confidenza con una... come dicevo prima, tollerabile felicità che è anche una sorta di tollerabile infelicità, e allena i muscoli alla continua ricerca. Pietro non è una persona destinata all'esubero, alla gioia, quella proprio spontanea, però è uno che dopo aver vissuto un'estate dove proprio l'hanno ammazzato i dolori, cioè sembrava che ci fosse proprio il dolore in persona che lo andasse a bastonare con una mazza da baseball, alla fine lui insomma non è rimasto abbruttito, e quindi tendenzialmente ti dico sì, ce la sta facendo e vale proprio l'ottimismo e vale la speranza. Non ti posso dire sì, ce l'ha fatta, perché sarebbe un presuntuoso lui e oltremodo lo sarei io. Malvina ha fatto un accenno fuggevole a una cosa che è profondamente vera: si può scappare da ogni luogo, da ogni dove, ma non da se stessi, perché tutto sommato a noi poi bisogna tornare, siamo noi il punto di partenza, il punto di arrivo. E questo è profondamente vero, ma noi non possiamo, nessuno di noi può bastare a se stesso. Ognuno di noi ha bisogno di, in qualche modo, vampirizzare, prendere tutto quello che nella vita incontra, in particolare il dolore, i motivi di dolore, e farne materia per diventare più solidi e più forti.
E per smettere a una certa età, a un certo punto, ci vuole molto tempo. Non crediate a 30 anni, ma nemmeno a 40. Forse dopo 50, qualcuno mi conferma, si cresce. L'adolescenza non finisce a 19 anni, come dicevano gli americani, sbagliando. Sapete a che età Dante fa finire l'adolescenza correttamente? Adesso ci stiamo tornando. A 25. Voi siete tutti in gran parte adolescenti. Ma non avete finito di crescere a 25, no, ne dovete passare altri 25, forse non si finisce mai in realtà di crescere. Il problema è che pensare di fuggire da noi stessi è la cosa più sbagliata che si possa fare, questo è profondamente vero. E Pietro, tornando a Milano, non viene detto esplicitamente nel romanzo questo, no, non è così. Modiano agli Ardi, Modiano, vedi lapsus miei? Agli Ardi. Agli Ardi. No, ma stavolta non parlavo di un'altra senso, persona. Sì. Scusami. Modiano è il cognome della madre di Niccolò, e quindi... È il mio nome su Facebook. È il suo nome su Facebook, è Modiano. Ogni tanto mi schizzano dal profondo dei nomi. Dicevo, Agliardi ha la capacità di rimandare alle cose senza doverle spiegare. Uno dei principi fondamentali della buona scrittura è non spiegare niente, mai. Trovo, ho letto, ogni tanto qualcuno mi dice, mi legge questa cosa, mi dice com'è. E 9 volte su 10 sono cose terribili, orribili. È vero, la cosa che raccomando è l'oraziano labor lime. Lima, 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 di soltanto quello che è essenziale per capire. Come mai i grandissimi scrittori usano poche parole? Scusate, amor cal cor gentil ratto s'apprende. Accidenti, c'è tutto un mondo e una modalità di innamoramento. Al cor gentile, se tu non sei capace di forte sentire, non puoi innamorarti davvero. Ratto improvvisamente, il coup de foudre, cioè, oppure, se anche non è esattamente un colpo di fulmine, è questo l'amore tipo Visitors. No? Se qualcuno ha visto il primo Visitors, si ricorderà di questi esseri alieni che ti arrivano, ti prendono sulla faccia e tu... E ti succhiano la vita. L'innamoramento è anche questo. 11 sillabe. Un mediocre scrittore impiega una pagina. Niccolò ha la capacità, che sono certo ulteriormente raffinerà, perché col passare del tempo hai la capacità di migliorare in maniera notevolissima la scrittura, e questo è tipico di un buon scrittore. Questo lui ha una scuola incredibile, la scrittura dei testi di canzone. Nei testi di canzone tu non puoi permetterti sbavature, e quella è una scuola micidiale, cioè le sillabe e le note devono essere tutte essenziali. Sì, quello è così, però davvero sono proprio due cose differenti. Sono, certo, sì, sì, però sì. La disciplina della parola ti arriva anche da quello perché lì. Perché lì c'è la musica, ci sono le metriche che non consentono sbavature. Sì, è così, e lui, non so, avete visto nelle pagine che abbiamo letto, non ci sono frasi in più, parole in più, racconta in maniera assolutamente lineare ed essenziale ciò che accade, con una forte capacità di utilizzare dei termini potentemente evocativi. Però volevo dirvi che adesso io non so quante persone di voi hanno la possibilità, la fortuna, il privilegio, il talento di scrivere. Io credo che sia sempre corretto, ogni volta che presento il mio romanzo, dire che al di là di una casa editrice che ci ha creduto, io ho lavorato con due persone che sono state dei meravigliosi e dolcissimi censori di quello che facevo, perché insomma scrivere un romanzo non è una cosa semplice davvero, ma non è semplice perché richiede un tempo e una disciplina e tante ore, e soprattutto ci vuole un confronto, perché siamo sempre capaci noi a imbrodarci, no, delle nostre parole, e credere che tutto ciò che scriviamo sia sempre bello, inedito, nuovo e travolgente, così. Io ho avuto anche innanzitutto un
caro amico che è Andrea Matto, che ha scritto con me la parte giornalistica, perché lui è un giornalista, e quindi schede, sì, le schede che, tra l'altro, se dopo avrete voglia c'è la possibilità di apprendere, insomma, comprare dei libri. E, ma io ho avuto una editor, una ragazza che conoscevo dai tempi dell'università, che è stata impietosa su questo fronte con me, perché mi ha aiutato in questo esercizio, anche quando a me sembrava di essere fin troppo ridotto all'osso, mi sembrava di aver bisogno di raccontare e di spiegare tante cose. Cristina, Maria Cristina, che fa questo lavoro e lo fa bene, mi diceva a fine giornata: guarda, questo è superfluo, questo è pleonastico, questo non ci serve. Come in una canzone tu non diresti mai che il mare è blu, perché il mare lo sappiamo che è blu, non serve in letteratura raccontare, cioè aggiungere questo periodo, perché non abbiamo bisogno di essere, come dire, messi a prova di scemo, perché cioè, lo capiamo, nel senso, ecco, e questo è fondamentale per chi scrive, cioè come non si esce da un dolore da soli, non si esce neanche da una pagina bianca da soli. Cioè, io sono uno che ama molto. Non a quest'età, poi col tempo si acquisisce un mestiere, una. Sì, io non ce l'avevo. Cioè, ho proprio, certo. Sono stato fortunato, perché delle persone con amore mi dicevano: guarda, è troppo poco. Insomma, questo fa anche un editor. Sì, io facevo comunque riferimento anche alla tua capacità di creare immagini e metafore, e lì non c'entra l'editor, no. L'editor che sono proprio tue, sì, sì, sì. Se questo lo si avverte. Io aspetto, sì, domanda. No, ma lei è il nostro ospite, ormai è il mio ospite gradito da anni, quindi ne sono felice di rivederla. Grazie, mi sento un clandestino. Vorrei dire due cose. Praticamente come si scrive? Spesso c'è gente che fa i milioni di libri pubblicati in 30-40 lingue, che è una storia buttata lì così, come tanto quello che avviene può interessare, perché a qualcuno, non so, c'è il giallo, c'è quello che chiede sempre se c'è la parte gialla in un... Vabbè, questa è una premessa. L'altra cosa che volevo dire è che questo, come ha detto, laboratorio bisognerebbe farlo fare al 90% di quelli che danno i giudizi per gli editori, perché io l'ho fatto per Vittorini, sì. Ecco, me l'ha presentati tre, due sono morti, uno ancora vivo, ecco. Dopodiché mi sono messo a fare il borderline di tutto l'ambiente letterario italiano e mi ero dichiarato postumo. Certo, va bene. Beh, proprio perché trovavo, adesso non parlo più di me, grazie, ma veramente comunque. Parecchi di questi pubblicano autori che hanno anche successo, ma che la scrittura non è come quella che abbiamo sentito, e a me ha colpito, cioè, c'è tutto, ma una cosa che mi ha... Ragazzi, mi raccomando, non allontanatevi senza firmare, perché ho bisogno. Stanno arrivando, girando i fogli? Ok. Se l'è perso. Quando lo trovo. Sì. Ci siamo, lo riprendiamo. Intanto c'è esatto. Sì, sì. Mentre il signore cerca, c'è una domanda? Sì, dai. Nome? Miriana. Allora, io volevo chiederti, tu hai scritto questo romanzo, che in parte è autobiografico, da come abbiamo capito, però da lì a pubblicarlo c'è un bel salto, perché comunque è un rischio, tu ti metti a nudo davanti alle persone, anche oggi, quello che hai fatto oggi comunque è un rischio. Che cosa ti ha spinto a correre questo rischio? Allora, nel caso specifico di questo libro credevo di avere una storia interessante, importante da raccontare, quella che vi ho, cioè, diciamo, quella che nasce dal fatto di cronaca, e quindi mi sono preso un rischio, anche che quello che faccio in realtà poi quotidianamente, magari nel mio lavoro di scrittore, di autore di testi, cioè io metto sulla bilancia un po' il rischio, un po' la vanità, un po' anche il mestiere, e un po' che dobbiamo comprare, cioè andare all'Esselunga, nel senso, e sono tante cose insieme.
solo che questa volta non era proprio il mio lavoro, diciamo, come aveva detto la professoressa prima. E quindi io, quando, siccome c'è la mia, c'è il mio editore là in fondo, che ho visto, sono molto felice, ciao Maria Grazia, quando lei un giorno per caso in un'occasione... Scusami, hai detto il mio editore ed è una donna, è la mia? Editrice. Ah, ok. Chiedo meglio. Scusa a entrambi, alla professoressa e... No. Vabbè, e allora possiamo, apriamo la parentesi del sindaco Raggi... E quindi ho preso questo rischio perché avevo una, secondo me, una bella storia da raccontare, e poi fa parte di me, cioè io quando ho una storia rischio di farlo, e hanno rischiato anche i miei editori di Salani, la mia editrice di Salani, soprattutto perché quando io gli ho portato i primi 5 capitoli di questo stesso racconto è successo esattamente quello che vi raccontavo prima col mio professore dell'università del 2002, ha detto non va bene e mi ha restituito i 5 capitoli e ha detto ma non mollare e prenditi un'estate e riscrivi, e io ho rischiato, quella volta lì ho rischiato, perché un doppio rifiuto sarebbe stato doloroso, la seconda opportunità che mi è stata data me la sono giocata meglio della prima. Sì, 3 secondi soltanto, perché vorrei... Sì. Perché la potenza della sua... La rileggo. Così scegli di partire di nuovo e attraverso questo continuo inseguire cose che non esistono, esisti tu. Ecco. Molto la, bene. La grande scrittura è proprio in queste poche parole, e dentro queste parole c'è una densità, piombo autentico, lo spazio bianco che pesa. Bene, grazie. Eccellente complimento che condivido in pieno. Grazie. Ci sono altre domande, ragazzi? Laggiù in fondo. Buonasera, io sono Vittoria e volevo sapere, io fondamentalmente nella mia vita ho fatto della dipendenza il mio modus operandi, ma ovviamente ai limiti del clinico. Vorrei sapere, lei che ha detto che non ha provato questo tipo di sensazione, come può aver scritto e descritto così bene la dipendenza? Perché io sento che, per esempio, avendo a che fare con persone che non hanno provato la sensazione, c'è un gap insormontabile tante volte e non ci si riesce nemmeno a parlare. Lei come ha fatto invece a scriverci su un libro? Allora, innanzitutto questo non è un libro sulla dipendenza, però vuol dire, ne parla diffusamente benissimo. Guarda, sarò sincero, in maniera molto banale, ho frequentato tanti forum su internet, ho letto tanto, su particolare sulla cocaina, ho chiesto a persone che sapevo perfettamente essere, insomma, che sono passate attraverso quelle forche caudine, ho parlato a lungo e ho chiesto e ho pagato la mia terapeuta per raccontarmi, cioè ho fatto almeno 3 o 4 sedute chiedendo, ovviamente serbando l'anonimato e la privacy dei pazienti, cioè quali potessero essere quelle dinamiche che a me servivano per poter essere raccontate. E ho letto tanti libri, 4 libri sulla dipendenza, in particolare 2 sulla cocaina, e soprattutto ho chiesto... Innanzitutto io sono stato alle Isole Azzorre, quindi tutto ciò che è descrittivo è proprio una fotografia piuttosto fedele di ciò che ho visto, e tutto ciò che è sensoriale invece l'ho rubato da chi ne conosceva più di me. Sei Vittoria? Sì, appunto dal punto di vista sensoriale vorrei sapere lei a quale sensazione altra può accomunare alla dipendenza? Lui? È una domanda bellissima e difficilissima. Mentre lui pensa alla risposta, io vorrei... no, Vittoria, è per te quanto sto per dire, per te e per tutti. Quando si scrive, non c'è un passaggio immediato tra la pagina o il computer e te.
c'è una mediazione, un contenitore, diciamo una camera di decantazione, che è quella dell'immaginazione. Sì, però su questo lei ha ragione, perché io per esempio questa cosa l'ho fatta sul surf, perché questo è un libro che parla anche di surf, io non sono un surfista e quindi alcune cose le ho chieste e alcune cose le ho immaginate, ma credo che lei si riferisse a una cosa sensoriale. No, se posso finire, forse... No, figurati. No, perché questa è una cosa che è delicata. È bellissima questa reazione. Proprio immediata adrenalinica di Nicolò. Dunque, allora, ritorniamo alla nostra camera di decantazione. Voglio dire, quando, questo vale per tutti, tu ti appresti a scrivere, non scrivi un diario e dici stamani sono andato a mangiare, ho preso cappuccino e buonanotte. No, c'è un passaggio, ripeto, che è un passaggio squisitamente mentale, ma mentale nel senso della capacità di creare un evento, un personaggio, tu lo vedi, è lì, e ci sei tu, la camera di decantazione e la scrittura. In quel momento, in quel passaggio, se tu hai capacità empatica, cioè di entrare, di capire in base a quello che hai letto, che ti hanno raccontato, in base a tutto quello che Nicolò ha appena detto, ecco che tu vivi, la vita dei personaggi che stai per mettere sulla carta, e allora è in quel momento che lo scrittore vero, quello capace di empatia e di immaginazione, occorre una forte, fortissima immaginazione. Di Dante dicevano che si era fatto le canne per scrivere la commedia, i miei colleghi di Bologna tuttora viventi, perché era talmente forte l'empatia che lui ha con i personaggi che descrive, che dicevano come ha fatto? Beh, è la forza dell'immaginazione, la capacità di entrare in sintonia con e di sentire quello che il personaggio si appresta a scrivere. Perdonami, era soltanto, volevo finire. Però, e ovviamente sono d'accordo su questa cosa, perché questo libro racconta di tante esperienze che io non ho fatto e che ho immaginato. Certo. E ripeto, quelle sul surf sono stato molto aiutato da un mio amico reale che tra l'altro assomiglia molto a Vasco per tante ragioni, che è surfista, e mi ha raccontato quelle sensazioni del surf che io per esempio ho provato blandamente quest'estate, perché dopo aver scritto il romanzo volevo provare ad andare in surf, ma non sono stato in realtà acchiappato e risucchiato da quella dipendenza che molti surfisti ritengono di avere quando ti butti nelle onde. Per quanto riguarda invece le sostanze, al netto di ciò che ha appena detto anche la professoressa e al netto di ciò che dell'esercizio che ho dovuto fare, sono in grado di risponderti che non credo di conoscere una sensazione affine o aderente a quella che può provare, in base a quello che io ho studiato, un tossicomane. Sono sicuro però che certi disagi psichici, certi dolori e certe agonie e certe apnee, che credo che più o meno capitino a tanti di noi, e che hai solo voglia che arrivi il mattino e di prendere ingozzarti di un ossigeno che in quel momento ti sembra di non avere, possano cautamente, lontanamente avvicinarsi a certe sensazioni di soffocamento che possono dare delle crisi di astinenza. Però davvero mi fermo qua, perché rischierei delle banalità abbruttenti che preferisco evitare, perché non sarei sincero. Va bene, grazie. A te. Grazie a te, Vittoria. Domande ancora? Ragazzi, vi voglio più tonnice, eh? Sì. Tu sei? Sì. Bene. Volevo chiedere una cosa riguardo al titolo, perché sì. Cioè, io credo che nel momento in cui ci sia una stesura di una canzone, il titolo rimandi molto all'inciso, naturalmente. E, però credo anche che nello scrivere un libro il titolo è quasi, oltre alla copertina, purtroppo io sono molto superficiale, ma mi deve prendere molto la copertina oltre al titolo di un libro. No, e ma è un meccanismo normalissimo, l'immagine che cattura. È un po' giudicato, sì, sì. Ecco, però insomma, e quindi sono molto curiosa riguardo questo, perché ti devo un ritorno, può avere naturalmente diverse letture e magari ha un senso leggendo effettivamente tutto il libro, cioè se non c'è bisogno di fare ulteriori spoiler, magari
Ti racconto questa cosa velocissima. Quando io ho finito di scrivere il romanzo, ho mandato una mail a... No, forse ho chiamato la professoressa e ho detto: ho scritto questo romanzo. Ah, e gli ho raccontato tipo al volo, al telefono, quello di cui insomma narrava questa storia. E gli ho detto: che titolo mi consigli? Perché da quando io insomma ho studiato all'università statale si parlò tanto del titolo, delle opere eccetera, e nel mio lavoro di autore di canzoni è verissimo, il titolo è una cosa importantissima, perché spesso si parte da un titolo per sviluppare la canzone. In questo romanzo no, non è andata così, ma il gioco è che lei mi ha suggerito credo un 5-6 titoli molto accattivanti, ma nessuno di quelli, in realtà poverina non aveva ancora letto il libro, nessuno di quelli rappresentava esattamente quello che io credevo che fosse all'interno di queste pagine. Certo. Ed è successo poi una cosa, parlando di canzoni, guarda, ti farà sorridere, avevo appena finito di chiudere l'album di Laura Pausini, l'ultimo che è stato pubblicato, e all'interno di una canzone io ho scritto, di una sua canzone, io avevo segnato questa frase, dice: ti devo un ritorno e solo... è solo il modo quello che non so, ecco. E quando cercavo questo un titolo non trovavo, mi ero anche confrontato con i miei editori, con Andrea, la mia editor eccetera, non trovavamo una cosa efficace, ma avevo già finito di scrivere il libro, mancavano forse poche pagine, e ho pensato: ma no, ma io già ce l'ho il titolo, è perfetto, l'ho già scritto all'interno di una canzone pop di Laura Pausini che si chiama Chiedilo al cielo, e dentro questo testo c'è la frase ti devo un ritorno, e me la sono, cioè ho chiesto, cioè l'ho informata e gli ho detto: guarda, mi riprendo una mia frase per un mio libro, ti dispiace? Lei ha detto no, anzi funziona. Sì. Quindi la canzone si è mischiata lì. La cosa che affascina, posso, dunque hai detto Simona? No, sì, i nomi sì. Oggi non... dunque Simona, se io ti chiedessi perché questo titolo funziona e lo chiedessi a tutti, a te ma agli altri, a voi, perché secondo voi funziona questo titolo? C'è una motivazione precisa. Perché implica un viaggio e quindi magari può suscitare curiosità. A Querugiola? Sì, Malvina. Ha detto: penso a Cristina, al personaggio italiano, cioè la signora romana. Appena lui emigra, va in un altro posto, cerca casa, quindi anche fuggendo. E forse ti devo un ritorno, forse un ritorno a cercare se stessi, la casa che si cerca, allora, prima pur fuggendo. Non so se mi sono espressa sì, bene. Sì, no, ti sei espressa bene, però secondo me ancora siamo ancora nella Querugiola. Siccome il tempo è tiranno, vi dico il mio punto di vista. Allora, ti devo un ritorno. Se c'è una cosa, come Leopardi insegna, che seduce, affascina, intriga, è l'indeterminatezza. Ricordate infiniti spazi e sovrumani silenzi, l'infinito. Ti è chiunque, può essere chiunque. Quindi questo ti è, tu vedi che il titolo gira a 360 gradi, ti a Cristina, alla madre, a Matteo, a Vasco, non ha importanza. Devo un ritorno a un ti assolutamente indeterminato. Il ti forte in apertura è quello che rende straordinariamente accattivante il titolo. Va bene. Non lo sapevo, ma tanto. Signori, grazie a Nicolò. Grazie Giuliana Nuvoli. E andate su YouTube e ascoltate alcune delle sue canzoni se non lo conoscevate, perché è veramente molto bravo e scrive delle canzoni molto belle. Ci rivediamo mercoledì? Va bene. Voglio le firme. Grazie. Grazie.